Colpevolmente non ho mai letto troppi saggi di cinema, o meglio, ho letto alcuni saggi di cinema molto interessanti che coprono il genere, un genere o più generi correlati tra loro, l'horror, il fantastico, il dark. Ho letto poche monografie perché non amo troppo addentrarmi nella vita di, per esempio, autori, scrittori, registi, attori, musicisti, a meno che siano proprio quei personaggi pochi che mi interessa conoscere anche a livello, diciamo così, privato, non vado a comprare quel genere di libri. Ci sono delle eccezioni. In fiera mi sono imbattuto in questo libricino, Da Twin Peaks a Twin Peaks, piccola guida pratica al mondo di David Lynch, di Andrea Parlangeli, che è il caporedattore di Focus, la rivista Focus. Il libro è questo. Attenzione, è un libro pubblicato da Mimesis Edizioni. Allora, cosa succede? Che Mimesis Edizioni è una casa editrice che io adoro. Ne ho parlato in occasione del Salone del Libro dove ho fatto incetta dei loro titoli. E quando una casa editrice lavora così bene da far affezionare un lettore, riesce a vendergli anche quei volumi che magari al lettore specifico interesserebbero un po' di meno. Poi c'è da dire che David Lynch è uno dei miei registi preferiti, Twin Peaks è una delle mie serie preferite, quindi si gioca facile. Aggiungiamo anche che il libro non è enorme, si legge facilmente, infatti l'ho già letto. È molto scorrevole, è un entry level abbastanza approfondito al mondo di Lynch, quindi non è un mega volume che va a esaminare ogni minuto della vita di Lynch e ogni fotogramma dei suoi lavori, però ti fa fare un percorso, prima di tutto attraverso la sua storia, brevemente, poi attraverso le sue opere, che è la cosa più interessante, con diversi rimandi e con dei percorsi per approfondire ciascun film analizzato e ciascun pensiero espresso da Lynch. Questi percorsi li trovate alla fine di ogni capitolo, dove c'è una bibliografia minima, dei link a degli articoli specializzati e dei siti e anche dei percorsi cinematografici consigliati a seconda del film. Per esempio, di Twin Peaks trovate alla fine di tutta la vasta sezione su Twin Peaks questi percorsi cinematografici, quindi di opere da recuperare, tra cui Corti Surrealisti, Vertigine del 44, Sunset Boulevard, Vertigo, Psycho, Persona, Velluto Blu, e Cuore Selvaggio e altri. Insomma, quindi è anche un libro che ti dà proprio un percorso da seguire per approfondire le tematiche, gli scenari, ma anche le suggestioni linciane. E c'è anche questo lavoro di analisi delle tematiche ricorrenti del regista. Più, un'altra cosa che ho apprezzato, nei boxettini piccoli ci sono degli aneddoti sul regista, che è un personaggio talmente singolare da meritare queste attenzioni, diciamo così, personalizzate. Per esempio, qui si parla dell'agorofobia di Lynch, che ne soffriva soprattutto quando era piccolo, perdono. E ancora, ho trovato un altro aneddoto che se adesso ripesco vi leggo, oppure anche curiosità, tipo in almeno un'occasione Stanley Kubrick ha dichiarato che Eraserhead era il suo film preferito, come racconta lo stesso Lynch nel suo libro In acque profonde. Quindi ci sono anche delle curiosità che possono magari interessare o meno. Questa è la curiosità che cercavo, ma mi ha incuriosito subito. Una volta Lynch andò da uno psichiatra per via di un pensiero ossessivo che lo infastidiva. Chiese al dottore se una terapia avrebbe potuto mettere in pericolo la sua creatività. Il dottore rispose di sì, che il rischio c'era, quindi Lynch abbandonò l'idea. Questo dà anche una dimensione del personaggio, del regista e di come lavora, anche se la parte più interessante è chiaramente dedicata alle sue opere, per esempio a cosa c'è dietro la simbologia di Twin Peaks, il gigante, l'apprendista nano, la scimmia, il ruolo dei vari personaggi, degli oggetti come l'anello, la differenza interessantissima tra loggia nera, loggia bianca e stanza rossa, luoghi non luoghi, insomma un libro che io vi lascio anche qua sotto in link, che è imperdibile per gli appassionati di Lynch di Twin Peaks e che, ripeto, per me è un valore aggiunto, si legge anche rapidamente in pochi giorni e rimane lì da consultare come una piccola guida se vi capita di rivedere i film di questo regista e magari di osservarli con un occhio più attento
critico. Questa è un'edizione, se non erro, del 2015, esatto, novembre 2015, quindi è aggiornata a quell'anno lì. Non c'è nulla di quello che è venuto dopo. Comunque parliamo di 7 anni fa. Consigliato, bello, ottimo lavoro, come sempre, per Edizioni Mimesis.